Se cade si scoppia, se cade si scoppia. Aiuto, piano, 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 aiutatelo. Dai, oh. Oh, mamma mia, che caldo. Che caldo. Emi, hai caldo? Io ho già mal di testa. Hai già mal di testa? Sprizzi, fa caldissimo perché ti metti sopra di me. Sprizzi, sei piena di pelo. Sprizzi, mamma mia ragazzi, sto morendo di caldo, dove sei? Tirami via Sprizzi che è ricoperta di pelo. Sprizzi, vai a riscaldare Aurora per piacere, vai a riscaldare Aurora. Oh, ragazzi, io sono mamma Claudia. Io sono Aurora. E io Noemi. E lui è Sprizzi. E lei è Sprizzi, ragazzi. Ci trovate tutti sul divano perché oggi è l'ennesima giornata super calda qui a Milano. Ci sono temperature altissime, non lo so, 50, 60, 70, 80 gradi fuori. Fa caldissimo, è impossibile fare qualsiasi cosa, siamo distrutte. Ci buttiamo da un divano a un letto, da un letto a un divano, da un divano a una poltroncina, da una poltroncina a un pavimento. Beh, giusto, in effetti Sprizzi ci ha dato un'ottima idea. Per trovare un po' di fresco, che ne pensi, Emi? Potremmo sdraiarci sul pavimento? Sì! E allora andiamo, vieni, Emi, vieni, 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 vieni. Ah, proprio come fa Sprizzi. Brava, Emi, così, così, brava. Ecco, sdraiati per terra, ecco, anche io. Oh. Ah. Perché abbiamo il costume? È perché almeno col costume respiriamo. Auri, ti stai sdraiando anche tu sul pavimento. Oh, ragazzi, ma Sprizzi è un genio. È freschissimo. Sprizzi, sei sempre piena di pelo. Non sei abituata a vederci sdraiati per terra, io lo so. Però adesso penso che potremmo anche dormire così, vero Auri? Che ne pensi? No. Oh, guarda, anche Sprizzi si sta calmando. Io ho ancora caldo. E allora ragazzi, noi facciamo un pisolino qua per terra, certo è un po' duro, però alla fine forse fa anche bene alla schiena, eh. Ti senti fresca? No. No? Caldo. Andiamo a bagnarci. Mi hai dato un'ottima idea, Emi, certo in effetti invece di cercare il fresco sul pavimento potremmo bagnarci, perché no? Mi è venuta un'idea, bimbe. Ecco, tiriamoci. Anzi, tiratemi su. Io ho una certa età. Spingete, tirate, aiuto. Ecco, il braccio, aiuto. Oh. Ragazzi, Noemi ha avuto un'ottima idea. Potremmo iniziare a bagnarci. Ma in che modo? Intanto, cosa molto importante, prima di continuare a guardare questo nuovo, divertentissimo e super estivo video della famiglia più pazza del web, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavallari Family e cliccate sulla campanella. Seguiteci su Instagram e TikTok. E non dimenticate di iscrivervi al nostro secondo canale Cavallari Sisters, il canale di Aurora e Noemi. Io direi che a questo punto manca soltanto una cosa. L'acqua! L'acqua, sì ragazzi, avete ragione. E voi invece, che cosa fate in questi giorni che è molto molto caldo? Ma non potete andare in piscina, o non si può andare al mare, o non siete al lago e nemmeno al fiume. Che cosa fate a casa per rinfrescarvi? Accendete un ventilatore fortissimo e ve lo sparate addosso? Ma fa male, eh? Oppure l'aria condizionata e vi fate un bel pisolino al freschetto appoggiati al divano? Io direi che è arrivato veramente il momento di bagnarsi, ma soprattutto al mio 3. Prendete il telecomando, il televisore, l'iPad, la mamma, la nonna, il papà, l'amico e mettete immediatamente un bel pollice in su. Siete pronti, bimbi? 1, 2, 3. Spalliciate! Brava, Auri! Avete messo un bel pollice in su? È ora di bagnarci! È ora di bagnarsi! Io direi di andare tutti in giardino! Evviva! Mamma, mamma, la pompa dell'acqua per bagnarci! Hai ragione, Auri! Dov'è? 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 È qua! Eccola! Eccola! Sì, ma è spenta! Vabbè, apriamo l'acqua! Dai, Auri, forza! Apri, apri, apri! Apriamo l'acqua, iniziamo a bagnarci! Forza, fa caldissimo! Brava, passa sotto la pompa dell'acqua e gira quella manovella! Gira, gira! No, no, quella sopra, quella su rossa! Vediamo se avete aperto l'acqua! È stata aperta, evviva! E allora tieni!
Venite qua che vi bagno immediatamente, avevate caldo, eh? Vieni qua, vieni qua. Vieni. Sì, in effetti non è questo il gioco. Ragazzi, mi è venuta una super idea. Guardate che cosa ho trovato in questo zaino. Ta-da! Un sacco di gavettoni. Chi vuole fare i gavettoni? Vai via, prendiamo subito i palloncini. E ma dove li andiamo a mettere? E li mettiamo qui, Auri, perché sennò per terra si scoppiano tutti. Quindi dobbiamo gonfiarli d'acqua, riempirli d'acqua e metterli tutti qua dentro. Ragazzi, abbiamo già capito come si devono fare. Eh sì, abbiamo già messo il primo. Quasi. Allora, ci proveranno Emi adesso. Ok, brava. L'abbiamo inserito nel buchino. Vediamo di gonfiarlo piano. E bisogna metterlo dritto, guarda che è tutto storto. Vediamo se riusciamo a gonfiarlo dritto, perché l'abbiamo gonfiato tutto storto. Pochissima di acqua, perché sennò si buca. Si sta gonfiando, vediamo. Vediamo, guardate ragazzi, guardate questo micro gavettone come si sta gonfiando. Guardate, ancora più grande. Basta. Eccolo qua. Guardate, il primo gavettone lo abbiamo riempito e adesso proviamo a chiuderlo senza distruggerlo. Emi, cosa molto importante, per non romperlo, lo devi appoggiare dentro quel catino pieno d'acqua. Piano. Appoggialo nel catino pieno d'acqua e via. Brava! Quello è il tuo gavettone. Ok, tocca a me. Ok, Auri, che palloncino hai scelto? Questo qua viola. Dobbiamo metterlo bello dritto e ben in alto, eh? E apriamo piano, eh? Vediamo, Auri? Beh, ancora un pochettino, che ne pensi? Ancora, dai. Stop! Prima che scoppia! Vai, tiralo via. Attenzione, bisogna essere attenti con i gavettoni. Va? Potrebbero scoppiare in mano come delle bombe! Dobbiamo annodare. Ora, lo sai annodare tu? È dura, ma tu c'hai il ditino più piccolo del mio, dovresti farcela. No. Mi hai bagnato completamente. Sei impazzita, non vale, ancora non è cominciato il gioco. Ok ragazzi, nel frattempo che loro continuano a gonfiare i loro gavettoni, non sanno che in realtà io ho preso una roba pazzesca, molto più divertente di questi gavettoni gonfiati uno per volta, anche perché sennò qua rimaniamo 5 anni a gonfiare due gavettoni. Guardate che cosa sono riuscita a trovare. Ta-dan! Questo è un maxi gavettone, ve lo faccio vedere meglio, guardate. Inseriremo l'acqua direttamente da questo tubicino e si gonfieranno più di 30 gavettoni tutti in un colpo solo, ragazzi! Ma avete mai visto una roba di questo tipo? Sono dei mega gavettoni a grappolo! Qua ci bagneremo Mamma, tutti! Che c'è? Non ve lo posso dire. Voi continuate a gonfiare i vostri gavettoni, che adesso io gonfio il mio, che è quello più scarso di tutti. E arrivo a giocare. Purtroppo mi è capitato questo. Ragazzi, nel frattempo, scrivete giù nei commenti se avete mai fatto una battaglia di gavettoni. E soprattutto se avete mai visto una roba simile, perché è veramente pazzesco. Ora ve la faccio vedere. Vado a gonfiarlo di là. Shh, non dite niente, La mamma dov'è andata? Appunto, dove è andata? Guardate il palloncino che ha gonfiato. Sono veramente brava. Ora vi facciamo vedere quanti ne abbiamo fatti. Primo, che è rosa. Secondo, azzurro, il secondo. Terzo viola, quarto giallo. Nel frattempo Emi ne sta gonfiando un altro. Siamo pronte per bagnare la mamma. Mentre la mamma aspettiamo la mamma, giochiamo a pallavolo. Sì, giochiamo a pallavolo. Ma la mamma dov'è? Si sono messi a giocare a palla. Loro non sanno di questo mega gavettone a grappolo. Guardate, stanno giocando. È arrivato il momento per me di andare a riempirlo di nascosto. Non mi devo far beccare. Ho appena posizionato tutti i gavettoni a grappolo direttamente qua. Guardate. Ora uscirà l'acqua e si gonfieranno. Guardate.
Guardate ragazzi, guardate, si stanno riempiendo d'acqua tutti quanti, guardate che bello. Guardate quanti sono, qualcuno si è anche staccato per il peso. Le bimbe sono là, non sospettano di nulla. Ma la mamma non è più tornata, ma dov'è? Aveva fatto qualcosa. Guardate ragazzi, i miei gavettoni a grappolo, quanti sono diventati. Li ho messi tutti qua dentro per non farli scoppiare. Quanto pesano! Bimbe! Pronti per una guerra d'acqua! E le tue, ma non si scoppia neanche questo! Ma neanche questo! Aurora! Oh, l'ho presa! Ma chi è là? No, mancata! Ma cosa stanno facendo, ragazzi? Guardate! Ma si stanno prendendo a colpi di... Ancora non hanno capito niente! Adesso vi farò vedere io, super gavettone! Bimbe! Fermi un attimo. Cioè. Ma che ci fa papà? Là dietro l'albero ci sta sbirciando. È arrivato a casa senza dire niente. Starà escogitando qualcosa sicuramente. Mettiamoci da dietro, però. Ma non vale! Guardi questo! Ma cosa stanno facendo? Ma scusa, ma senza di me! Si sono organizzati a giocare con l'acqua senza di me! Ma poi mamma che cosa ha in mano? L'uva? Invece no ragazzi, è un grappolo di palloncini! Guardate quanti palloncini c'ha! Guardate quanti gavettoni ha! È pazzesco ragazzi! Aspettate, io ho il gavettone più grande d'Italia! Guardate qua! Ma quale d'Italia ragazzi? Del mondo! Questo lo riempirò pieno d'acqua e diventerà grande e grosso come me! Così! Proprio così, forse addirittura riesco anche a mettere la testa dentro così. Non lo so. Bimbe, facciamo un'imboscata, papà Salvo. Siamo qua dietro, lui non ci ha visto. Prendiamo gli ultimi gavettoni. Lanciateglieli ora. Ora, ora, lanciate ora. Ma che sta facendo con quella tenda? Fai qualcosa, tiralo tu via. Colpisci da sotto. No, niente, esperimento fallito. Ancora, no. Eli, ora, tira ora, Eli, no. Tira ora. No, no. Auri, sono finiti i gavettoni! Mamma, quali gavettoni? Quelli sono gavettoncini! Guarda qua il vero gavettone! Oh mio Dio! Che cos'è quella roba gigante che hai in mano, papi? Non oso immaginare! Sei pronta? Sì! Sei pronta, mamma? Sei pronta? No. E voi a casa siete pronti? Papi, io non sono pronta per niente. Secondo me questo esperimento non riuscirà. E voi avete fatto un gavettone così gigante nella vostra vita? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché questo è un gavettone senza precedenti. Sta diventando un pallone. Auri, sei emozionata? Guardate che professionismo c'è qua, mamma, da parte di Aurora e Noemi. Guardate che gioco di squadra. Mamma, che cosa è che ti sembra? La pasta, no, ragazzi, della pizza? Ragazzi, mamma, ragazzi, è enorme questo mano, gavettone. Tira la mano. Non posso neanche toccarlo. Mamma mia, sta diventando gigante, ragazzi. Non ci posso credere. Guardate, aspetta, sta diventando un pallone. Non si può neanche più prendere, mamma. Ma e come fai a tirarlo su adesso? È gigantesco, papi, scusa. Ci aiuteremo sempre col nostro catino, però qui ancora sta entrando tantissima acqua. Aspetta, mamma, proviamo a fare una cosa. Dobbiamo provare a metterlo sul tavolo adesso. Oh, attento, attento, attento. Oh, mamma mia, aiuto. Un'operazione molto delicata. Ma questo è un gavettone maxi. Attento. Ce l'abbiamo fatta. Ok, mamma, proviamo a fare un'altra cosa. Siete pronte, bimbe? Guardate, guardate come esce. Una fontanella. Aiuto, papi, stai bagnando anche me. Scusami, Ragazzi, secondo voi quanti chili sarà? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Qui nel frattempo stanno giocando con l'acqua, con la piscina, e io le bagno tutte. Mamma, non so se hai notato, ma il tavolo si sta piegando. Oh, mamma, dal peso. Ma papi, secondo me siamo quasi arrivati, è troppo gigante. Bimbe, scendete giù dal tavolo. Ma non si scoppia. Ma non ti scoppierò. Auri, Auri, è arrivato il momento di entrare dentro. Ma entrare dove? Io fermo, metto la mia papi, mano. Ecco. Fermo. No! Ma vuole mettere la sua io. Mano? È scomparsa la mano! Io! Oh, mamma mia, ragazzi! Ma, cioè, la vedo un po' dura come cosa. Aiuto! Se cade si scoppia, se cade si scoppia! Aiuto, piano, 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 aiutatelo! Oh. Dai, oh! Mamma,
C'ho tutta l'erba in bocca, è stato il gavettone più bello della mia vita. È stato il gavettone più gigante di sempre. Non ho mai fatto, nemmeno visto un gavettone così gigante nella mia vita. Mamma, mai visto che cosa è successo? Ho visto, papi, ma secondo me pesava anche più di te. Ecco perché è scoppiato. Comunque, ragazzi, se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family. Cliccate sulla campanella. E ricordatevi di seguirci sul secondo nostro canale, Cavalieri Sisters, il canale di Aurora e Noemi. Ma scrivete giù nei commenti se avete qualche challenge da proporci, tipo queste, gavettoni giganti, tuffi acrobatici. Sì, 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 tutto quello che secondo voi è estremo da vedere in estate, in spiaggia oppure in piscina o a casa. Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family! Mamma, siamo prendo soli. A colpi d'acqua! Ah, sono là! Prendile, prendile, prendile! Aurora ha preso la coppa! Prendila, prendila, subito! Rincorrila! Prendila, 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 prendila! Ah, bagnata tutta, Aurora! Bagnata anche Noemi! No, papi, io non posso! Mi ha bagnato, ti pareva! Ti aiuto, aiuto, aiuto! No, papi, no, no! Ecco, come al solito! A tutti, ragazzi! Al prossimo video! Aspetta, aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo!